Do il benvenuto a Carlo Altomonte, professore Università Bocconi. Buon pomeriggio, grazie mille per la disponibilità. Buon pomeriggio a voi. Le chiedo innanzitutto un commento, perché abbiamo visto un dato ben al di sotto delle attese, 194.000 unità, questo è ben al di sotto anche il dato precedente di 366.000, poi dall'altra parte però un tasso di disoccupazione al 4,8% e 5,2%, interessante anche il dato dell'average weekly hours e non solo, i pagamenti mensili in aumento dello 0,6% rispetto allo 0,4% di attesa. Innanzitutto, qual è il suo commento e poi andremo nel dettaglio? Ma il commento è che evidentemente negli Stati Uniti abbiamo luci e ombre, abbiamo un mercato del lavoro che non sta, diciamo, crescendo in linea con quelle che potevano essere le attese alla vigilia di questo dato, che era atteso molto più forte, perché ovviamente abbiamo ancora gli effetti della pandemia, che negli Stati Uniti, lo ricordiamo, sono più gravi che in Europa, in quanto la quota di popolazione vaccinata è inferiore e si fatica con la campagna vaccinale. Quindi non dobbiamo dimenticarci che negli Stati Uniti ci sono alcuni stati in cui il settore sanitario è abbastanza saturo di ricoverati da Covid, e questo evidentemente rallenta la domanda, l'offerta di lavoro, e per cui sostanzialmente non abbiamo il dato che ci si sarebbe potuti aspettare. Il dato sulla disoccupazione lo possiamo spiegare dal fatto che evidentemente la disoccupazione è misurata tra quelli che fanno domanda al mercato del lavoro, ma se uno non, in questo momento non partecipa al mercato del lavoro e quindi non cerca lavoro, il dato di disoccupazione non viene influenzato da questo. Quindi in qualche modo è il tasso di occupazione negli Stati Uniti che al momento è un po' sotto le attese, e quindi non si stanno creando abbastanza posti. Le implicazioni di queste cose dobbiamo leggerle, se poi vogliamo guardare ai mercati finanziari, evidentemente in termini di implicazioni per l'inflazione. Da un lato qualcuno potrebbe pensare che se il mercato del lavoro non sta crescendo in linea con le attese, siamo in una fase di lieve rallentamento possibile dell'economia americana e quindi anche di rallentamento dei prezzi, quindi si sposta, diciamo, più in là la decisione e la tempistica della Fed sul possibile tapering, mentre se invece leggiamo il dato della disoccupazione in calo come un mercato del lavoro che comunque, sia pur non crescendo, però alimenta al proprio interno una dinamica salariale crescente, evidentemente questo va ad influenzare l'inflazione. Quindi la variabile che dobbiamo in qualche modo considerare è quella dell'aumento del tasso salariale, l'aumento del tasso dei salari indipendentemente dal job payroll, e questa però al momento non mi sembra, ecco, diciamo, fuori linea, e non lo è mai stata. Rispetto a uno scenario di inflazione sicuramente più bassa rispetto a quello che leggiamo nell'headline mensile, che ricordiamo intorno al 5%. Questo è guadagno medio all'ora in rialzo dello 0,6%, che sicuramente è un dato piuttosto importante, anche perché in rialzo rispetto al dato precedente e soprattutto rispetto alle stime. Si può parlare di stagflazione o ancora troppo presto? No, al momento direi troppo presto, anche perché, voglio dire, gli Stati Uniti comunque quest'anno in termini di crescita continuano a fare dei numeri impressionanti. Semmai piuttosto abbiamo il fatto che il tipo di aiuto che è stato dato al mercato, che è un aiuto che è andato molto a incidere sulla possibilità di consumo, un bonus di fatto che è stato erogato all'amministrazione Biden, in questo momento viene ancora utilizzato dalle famiglie americane per consumare, e quindi non c'è, diciamo, una pressione sul mercato del lavoro importante. Questo è compatibile col dato di disoccupazione in discesa, cioè gli americani al momento non stanno facendo in maniera eccessiva domanda di posti di lavoro. Questo, per cui, da questo punto di vista, questo vuol dire che comunque ancora la crescita dei consumi è sostenuta. Questo però potrebbe portare a uno scenario inflazionistico, perché non essendoci, come dire, domanda di posti di lavoro, quindi non arrivando sul mercato nuova disponibilità di manodopera,
quella esistente potrebbe essere appunto caratterizzata da salari che sono in salita e da cui il dato che abbiamo visto dello 0,6% più alto delle attese. Se questa dinamica dovesse consolidarsi e dovesse in qualche modo arrivare sul tasso di inflazione, evidentemente dovremmo parlare di inflazione più sostenuta negli Stati Uniti e quindi di un rischio inflattivo più alto che giustificherebbe evidentemente un'accelerazione della manovra della Fed. Intanto, appunto, stavo per accennare il discorso alla Fed. In questo caso non cambia in alcun modo la strategia della Banca Centrale Americana, nonostante ecco la delusione, se vogliamo chiamarla delusione, No, dei dati del no, lavoro. no, non cambia e semmai addirittura il dato sotto le attese sul mercato del lavoro conferma quello che è una strategia prudente della Fed. La Fed volutamente non ha dato un timing sul tapering perché non è certa che la crescita possa essere in qualche modo continuamente spinta dalla ripresa alla luce dei problemi della campagna vaccinale. Quindi questo dato sul mercato del lavoro ci segnala che la crescita americana ha ancora degli elementi di incertezza al suo interno e se questo dato della crescita questo mese poi mappa in una riduzione delle pressioni salariali, per esempio, quindi meno posti di lavoro creati perché comunque si sta rallentando l'attività economica, allora questo potrebbe tradursi in minore pressione inflazionistica e quindi non ci sarebbe la necessità di anticipare il tapering. Secondo me, a mio avviso, bene fa la Fed in questa fase a essere molto prudente e a non accelerare, proprio perché le letture dei dati sono, come abbiamo visto, un po' in chiaroscuro. È vero che la disoccupazione è bassa, è vero che i salari stanno salendo al margine, ma è anche vero che si sono creati posti di lavoro in misura minore. Quindi è un problema di tensione sul mercato del lavoro o è un problema più generale di crescita che spinge l'inflazione? E questa è la domanda alla quale la Fed non sa ancora rispondere, quindi si tiene, diciamo, le mani aperte. E dunque, ultimissima domanda per quanto riguarda in particolar modo l'inflazione e soprattutto le pressioni inflazionistiche che potrebbero arrivare legate al rialzo del prezzo dell'energia, non soltanto il natural gas, ma stiamo parlando anche del petrolio, perché adesso ecco, si attende con uno switch da gas a petrolio appunto per scaldare le case come metodo di uso ecco, per l'energia. Quindi si tratta comunque di un cambiamento piuttosto importante, il che forse implica ulteriore rialzo dei prezzi sul mercato sempre. Questo, ecco, in che modo potrebbe impattare, le pressioni inflazionistiche a rialzo? No, sicuramente il tema energetico sta in qualche modo è uno dei grandi temi alla base del rialzo dell'inflazione che stiamo vedendo negli Stati Uniti, sopra il 5%, in Europa è sopra il 3%. E energia è, diciamo, la componente più importante di questo, spinta dalla ripresa globale, dal fatto che comunque ci siano stati meno investimenti nelle energie fossili. Le energie alternative, evidentemente le rinnovabili, non sono in grado di sostituire altrettanto velocemente i buchi di offerta, quindi di compensare sostanzialmente i picchi di domanda che si sono creati con la ripresa. E quindi abbiamo questa volatilità sui prezzi energetici delle energie fossili che non sono al momento disponibili con la stessa facilità con cui lo erano prima, proprio per la transizione energetica in atto e il fatto che molti investimenti appunto si sono spostati sulle rinnovabili. Ma è questa la ragione per la quale le banche centrali ritengono che il fenomeno inflattivo sia temporaneo, perché evidentemente nel momento in cui il costo del prezzo dell'energia sale molto, anche se dovessero salire i permessi per inquinare, diventa profittevole per le grandi compagnie, diciamo, petrolifere, comunque estrarre più petrolio e più gas, cosa che possono sempre fare. E non lo fanno al momento perché appunto non avevano interesse a farlo con quei prezzi e col rischio di vedere aumentati il costo delle emissioni, ma se i prezzi restano così alti, evidentemente questa offerta andrà a incontrare la domanda superiore. Ed è per quello che le banche centrali ritengono che il fenomeno inflattivo in questo momento sia temporaneo. E io sono abbastanza d'accordo con loro. Ritengo che, diciamo, questa fase di aumento dei prezzi dell'energia non possa durare in maniera significativa, nel tempo. La considerazione più generale da fare, però, è che se posso essere d'accordo con le banche centrali che l'inflazione
per come la stiamo vedendo adesso, è su livelli sicuramente non destinati a riprodursi in futuro, quindi a ridursi, è altrettanto vero che non è detto che l'inflazione scenda ai livelli pre-crisi, dove ricordiamo era abbondantemente sotto il 2%. E noi forse stiamo ragionando di un'inflazione che non sarà più sicuramente al 5% negli Stati Uniti, al 3% in Europa, ma probabilmente non sarà più neanche all'1,5%. E quindi forse arriveremo su un sentiero di atterraggio per tutta una serie di ragioni legate alla fine della grande deflazione, della globalizzazione dell'Asia, perché i prezzi delle energie rinnovabili comunque saranno più cari rispetto alle energie fossili, almeno nel breve periodo, perché è in atto una rimodulazione delle catene globali del valore che riporta a casa alcune produzioni chiave con aumento della capacità produttiva domestica, che però paghi di più perché hai i costi più alti. Quindi per tutte queste ragioni, diciamo, noi probabilmente atterreremo su un tasso di inflazione post-pandemico più alto. Quindi ha senso che le banche centrali inizino a preparare il terreno per una salita dei tassi, che non sarà il 2022, ma il 2023-2024, sì. E quindi allora bisogna chiedersi, ma se i tassi al 2023 saranno sicuramente in territorio positivo, 1 o 2%, quei trilioni di dollari di portafogli investiti in titoli del rendimento negativo, che fine fanno? Perché quelli sono tutti prezzi che sono destinati a scendere. Quindi in questo senso dobbiamo iniziare a ragionare rispetto a, come dire, uno switch di asset allocation che non è per domani, ma che probabilmente dovrà essere impostato per dopodomani. Dunque, lei ha detto che è ancora troppo presto di parlare per stagflazione. Le volevo chiedere a questo punto quale sarà il driver principale per la crescita economica nei prossimi trimestri. Ah, sicuramente negli Stati Uniti la continuazione della campagna vaccinale e la gestione diciamo, dei piani di stimolo che l'amministrazione Biden continua comunque a produrre in termini di infrastrutture, in termini di energie verdi. Per l'Europa la risposta è facile, l'implementazione dei piani di ricovero, di ripresa e resilienza, che comunque dovrebbero stimolare l'economia europea fino al 2026, non dimentichiamocelo. Grazie mille Carlo Altomonte, professore Università Bocconi, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento, buon weekend. Grazie, altrettanto.